Con la GSX-S 1000GT, Suzuki prova a rilanciare il concetto di sport tourer, ma non quello moderno, bensì quello risalente a qualche anno fa. Si tratta infatti di una moto dalle sembianze sportive che sa però essere anche molto comoda durante i viaggi, complice una serie di soluzioni aggiusti fatti proprio nell'ottica di macinare chilometri e anche per via dell'aggiunta delle due borse da 36 litri incluse nel prezzo. Il test ride sarà un po' diverso dal solito perché la moto era disponibile solo per un lasso di tempo brevissimo in concessionaria, quindi purtroppo è stata limitata la prova. Abbiamo fatto un giretto in città, quindi è più un primo contatto che un vero test ride. Spero possiate comunque apprezzare questa prova della GSX-S 1000GT, quindi direi che saliamo in sella e vi racconto le mie sensazioni. Pronti via ragazzi, questo sarà un test ride un po' diverso dal solito perché siamo accompagnati da uno dei ragazzi della concessionaria, che ringrazio per la prova di questo esemplare che tra l'altro sta girando in questo periodo, quindi non è neanche tanto facile poterla provare, era o così o nulla in questo caso, quindi le considerazioni saranno puramente sul piacere di guida. Siamo su un 1000 4 cilindri 4 valvole, il ritorno della Sport Tourer, lo hanno definito in molti, questa GSX-S 1000GT. Guardate che belle le borsone da 36 litri dietro, che sono ciò che rendono poi di base questa una vera Sport Tourer, perché è ciò che è e non lo nascondo, è una moto per divertirsi ma anche per viaggiare. Che bella spinta, che bella accelerazione. Ragazzi, mi piace questo stile. Quick shifter un po' durello al momento, sicuramente in salita più fluido, più duro in discesa. La moto ha una posizione leggermente caricata sul davanti, non troppo, perché comunque il manubrio si avvicina, però è chiaro che l'aggressività quella c'è. Il peso anche sulla carta c'è, perché questa qui piena con il serbatoio da 19 litri dovrebbe aggirarsi sui 225 kg, che non sono pochi, Però devo dire, avendo forse un baricentro molto basso, essendo tutta la moto bassa, stocca benissimo con entrambi i piedi. Poi alla fine il controllo è abbastanza easy. Certo, vi ho detto, purtroppo è una prova che o così o nulla, perché domani questa moto non sarà neanche più provabile, quindi mi sarebbe piaciuto tanto portarla tra le curve, perché è una moto che si capisce che le vuole fare le curve. Il rombo dell'Euro 5, 4 cilindri, c'è sempre. Uno degli aspetti da valutare di questa moto è senza dubbio però la frenata, perché ho letto di molte impressioni che ci parlavano di una frenata molto progressiva, forse troppo progressiva per frenare un 1000 con 152 cavalli. Ed effettivamente posso già dirvi che questo tipo di sensazione si avverte, ma la spinta è veramente molto bella. Comunque dai, cerchiamo di ragionare qui. Allora, siamo in mappa A, ci sono tre mappe motore, questa è la più potente ma è sempre delicata. Abbiamo poi il traction control su 5 livelli, ora lo abbiamo impostato al massimo, non lo toccheremo. Quick shifter di fabbrica, così come il cruise control, purtroppo manca la piattaforma inerziale, ma su questa moto credo che non sia proprio necessaria. Come vi dicevo, è una sport tourer, quindi deve coniugare un po' questi due mondi che sono così tanto distanti tra loro, ma che qui sembrano insospettabilmente vicini. Pertanto, oltre alla dotazione di motore, che è addirittura un derivato del vecchio K5 che gli appassionati conoscono benissimo, un motore che ha fatto la storia, qui è stato rimpacchettato, rivisto un po', migliorato sotto tanti punti di vista, reso Euro 5 e adesso sprigiona 152 cavalli. La coppia arriva molto in alto, a 9000 giri, ma questa moto sale anche rapidamente di giri, quindi è un 4 cilindri 1000, da quel punto di vista non tradisce se stesso. Continuo a dire che il quick shifter in discesa è un po' durino, ma poi guardate invece il controllo, è davvero molto piacevole. Qualche vibrazione così in prima 46 all'ora, ma ci sta tutto. La frenata è affidata a due dischi da 310 all'anteriore con pinze Brembo e a un disco Nissin posteriore. Adesso sto 1000 deve correre un po'. Bella la spinta, molto lineare e progressiva la moto. Le sospensioni sono settate abbastanza morbide, sono elettroniche, si possono gestire direttamente
dalla strumentazione. E per quanto riguarda invece diciamo la regolazione vera e propria, abbiamo a disposizione precarico, estensione, tutto praticamente sulla forcella, soltanto precarico e ritorno al mono ammortizzatore. Nota negativa del mono che non si può regolare con il pomello, quindi si deve fare tutto con le chiavi. Qui troviamo la porta per la ricarica, che è un altro elemento che contraddistingue le moto turistiche. Bella la chiave posizionata qui, molto nascosta, compatta. Ragazzi, mi sta piacendo questo genere strano, mi sta piacendo. Quello che nella tirata sul ponte sicuramente avrei preferito sarebbe stato un cupolino un po' più alto, tale da proteggermi un po' meglio dall'aria. So che c'è un cupolino che può essere impostato più alto per offrire una migliore protezione aerodinamica. Questo qui è basso, è molto sportivo e soprattutto non è regolabile, quindi due caratteristiche che magari per chi intende questa moto più sul fronte dei viaggi può aver senso appunto scegliere come optional. La frenata, come vi dicevo, è affidata a queste pinze Brembo che hanno un attacco un po' gentile, oserei dire, rispetto a molte altre pinze Brembo. Vedete, la frenata è abbastanza progressiva, in linea, però ci sta con la tipologia di moto. Tra l'altro sto riflettendo solo ora sul fatto che questa è la prima Suzuki che provo. Caspita, abbiamo aggiunto un altro anellino. Bella, bella spinta, mi piace tanto. Abbiamo anche il cruise control di fabbrica, che non credo riusciremo a provare in questa prova. Godiamoci un'aperta a casco aperto. Giusta considerazione, qui abbiamo 150 cavalli. Se devi portare dietro qualcuno e ti vuoi divertire, effettivamente il bauletto potrebbe far comodo per tenere la persona e non perderla. Comunque, non so se avete notato, abbiamo anche la moto Morini Xscape 650 qua davanti. Abbiamo provato anche lei. Vi lascio nelle schede il video così se ve lo volete guardare. Ma ragazzi, io sono piacevolmente colpito da questa GSX-S 1000 GT, perché unisce davvero la comodità di una tourer con una posizione di guida ibrida che è più caricata in avanti ma meno faticosa sulle braccia addirittura rispetto a quella di una naked. E guardatela qua in queste veloci curvette, le sospensioni seguono benissimo, è incollata a terra. Mi sarebbe piaciuto, ripeto, provarla un po' meglio con le mie solite curve, ma più di questo non si può fare davvero, quindi mi scuso con voi perché i pareri saranno tracciati, no, sulla base delle curve così tra questi cosi. Però alla fine è una moto che non disdegna anche l'uso cittadino, secondo me, perché il peso si sente pochissimo, è agile, è potente, ha capacità di carico. Sul fronte dei consumi adesso non so dove leggerli, perché non so se sono qui 25, no, non c'entra niente. Però da quello che ho letto da altre prove, insomma, passeggiando sui 19-20 con questo 1000 ci si sta tranquilli proprio. La sella è comoda, ampia, bisognerebbe provare l'esperienza da passeggero anche. Qui nella rotonda tende un po' ad allargare, ma non troppo. Alla fine è una moto che ha un passo veramente lungo, quindi ci sta che nelle manovre più strette possano cedere un po' rispetto ad alternative. Ma comunque, dai, davvero davvero sorprendente. Suzuki ha davvero ricreato con questa moto il concetto di sport tourer vera, che era stato un po' ormai soppresso dalle classiche, senza nulla togliere loro, Tracer, Africa Twin, da quel mondo che non per forza vira sull'adventuring spinto, ma che di base può sicuramente incontrare, no, il concetto di turistica dura, cruda e pura, come può essere una Versys 1000 o una Tracer, appunto. Qui abbiamo un'idea di viaggio sempre in comodità, ma che tende ancora di più alla sportività, che mi sta facendo gola. Ragazzi, tirando le somme su questa velocissima prova della Suzuki GSX-S 1000 GT, sicuramente tra i promossi c'è il motore, che è veramente divertente, sarebbe bello tirarlo al limitatore. È un 1000 tranquillo, tranquillo, cioè ha tantissima spinta, non finisce più, però è delicato, non ti mette a disagio. Promosso anche il sistema di sospensioni, che sono progressive ma ammortizzano bene, però la moto tiene lo stesso la curva senza indecisioni. La frenata rimandata con riserva, perché appunto mi sarebbe piaciuto, soprattutto in termini di mia tranquillità mentale, una pompa radiale, che qui non c'è perché questa è assiale, e comunque delle pinze un po' più aggressive per frenare un 1000 così indiavolato. Posizione di guida super promossa, certo, qualche incognita soltanto sui viaggi più lunghi, bisognerebbe togliersela perché
perché comunque gli ho detto il carico sugli avambracci è pochissimo, però magari sulla posizione un po' in avanti bisogna abituarsi. Resta il fatto che è una moto che mi è piaciuta abbastanza, costa 16.200 euro con messa in strada, e c'è anche una promozione di Suzuki che vi regala le due bellissime borse da 36 litri che avete visto che ho qua dietro, che soprattutto se vi andate a guardare delle prove in cui vengono rimosse, si rimuovono in 2 secondi e lasciano la moto con un'estetica da vera sportiva. A quel punto guardiamola qua pure, agile, mi sa che è partita la ventola. Questo è un altro aspetto che bisogna considerare nel portare a spasso un 1000, però vi dico anche, appunto, intanto si è spenta subitissimo e poi soprattutto non sto avvertendo chissà quale calore addosso, quindi vuol dire che comunque regge bene. Davvero bella, ragazzi, ringrazio ancora la concessionaria per questa prova che mi ha permesso di mettere le mani su una moto davvero diversa dal solito, su cui ora è entrato il TCS a 5, quindi abbiamo capito che è molto poco delicato. Che sinfonia questo 4 cilindri, bello incavolato, non sembra un Euro 5. Sui 4 cilindri non sono riusciti a tappare questo bellissimo sound che sviluppa. Poi ragazzi, a me esteticamente piace tantissimo questa colorazione blu derivata dal mondo delle corse, insomma una moto promossa, una scelta particolare. Bisognerà vedere quanto pagherà questo ritorno di fiamma. Tra le mancanze di questa moto, beh, direi appunto l'assenza del pomello per la regolazione del precarico, l'assenza di IMU, ma in realtà come l'ho detto non è una grande mancanza. Poi per il resto c'è più o meno tutto. Ah no, non c'è l'ABS cornering. Forse questa sì, è una mancanza un po' più fastidiosa. Certo, predilige una guida più tranquilla che sportiva, ma è una sport tourer, quindi se si vuole arrivare pinzati e magari si esagera in curva, l'ABS cornering può fare più comodo dell'ABS tradizionale. Ma se siete interessati la trovate non frequentissimamente in prova presso i concessionari Suzuki. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, fatemi sapere cosa ne pensate delle sport tourer e in particolare di questa GSX-S 1000 GT, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao!